Vivono tra noi, puoi incontrarli tra la folla di un mercato o seduti al tavolo di un bar. Uno di loro può essere il tuo capo ufficio o il postino, o la persona che di notte dorme tranquilla al tuo fianco nel letto. Abitano in case normali, guardano la televisione. Lavorano, parlano, sognano, giocano, amano e soffrono come la gente comune. Ma sono vampiri, anche se nessuno si accorgerebbe della loro esistenza, se quella maledetta e inestinguibile sete di sangue non li costringesse a uccidere per sopravvivere. Io sono malato, Dylan, della più mostruosa tra le malattie, ho sete di sangue. Però ricordo chi voleva al potere la fantasia. Disegni sono sempre al massimo. Bisogna dire, i giapponesi in quanto a tecnica sono insuperabili. Poi vengono gli americani e poi gli italiani, i francesi, i franco-belgi, i sudamericani. La madre degli idioti è sempre incinta.